Da poco è stata rilasciata una nuova patch di FC24. Vediamo insieme quali sono state le modifiche e quali sono gli effettivi risultati che ci sono stati sul gameplay. Allora ragazzi, per quanto riguarda le novità effettive di questa patch, una volta entrati all'interno del gioco le abbiamo già tradotte, visto che l'aggiornamento è disponibile da questa mattina su tutte le piattaforme: su PS5 circa 800 mega, su PC 1,6 giga, su Xbox addirittura quasi 4 giga, su PS4 più o meno una via di mezzo tra, come al solito, PC e PS5. Allora, per quanto riguarda Ultimate Team, ci dicono: apportate le seguenti modifiche. Nelle impostazioni di gioco è stata aggiunta la possibilità di attivare e disattivare l'indicatore delle evoluzioni sopra la testa dei giocatori. Una cosa, insomma, giusto grafica. Risolti i seguenti problemi: l'indicatore di precisione per i calci di rigore non era visibile nelle partite Champions che finivano ai rigori, anche se in realtà sta cosa, lo sappiamo bene, pare che non compariva mai su PS4 in particolare la roba dei rigori. Dovrebbero aver risolto. Certi traguardi Rivals mostravano un oggetto tipo bronzo al posto del premio corretto, si trattava solo di un problema grafico. Non era possibile utilizzare coppie specifiche di oggetti, giocatore nella stessa rosa, Gerd Müller e Bobby Charlton, Frank Ribéry e Jairzinho, Abil, Camille e Xabi Alonso. L'evoluzione Founders mostrava un oggetto giocatore diverso da quello selezionato, ma era solo un problema grafico. Non era possibile uscire dalla schermata confronta prezzo obiettivo di mercato dopo aver fatto un'offerta per un giocatore, e dopo aver aperto un pacchetto e aver scambiato un doppione con la sua versione scambiabile, il nuovo oggetto, il valore scarta non veniva sempre mostrato, e anche qua era un problema grafico. Per quanto riguarda il gameplay, che è quello che ci interessa ovviamente di più, cosa succede? Ridotto l'effetto applicato ai passaggi precisi di prima, effettuati con un angolo estremo, quindi passaggi fatti tutto storti, in termini poveri. Ridotta leggermente la precisione potenziale delle conclusioni acrobatiche, immagino quelle soprattutto col playstyle. Sui cross dalla fascia i giocatori preferivano usare il piede più vicino alla linea laterale, quindi alle volte utilizzavano anche il piede debole piuttosto che quello forte. Questa modifica ovviamente non si applica ai cross con la trivela e a quelli alti. Risolti poi i seguenti problemi: in certi casi la palla rimaneva incollata alla gamba del giocatore durante la corsa, quindi avrebbero dovuto toglierlo, però mi sa che il playstyle a Neymar ancora non l'hanno rimesso, e a tutti gli altri. In certi casi i passaggi alti di precisione non venivano indirizzati verso il ricevitore indicato. Modificando la mira dell'ultimo momento durante l'animazione per i tiri d'esterno, la conclusione era diretta verso il portiere invece che nella direzione giusta. I rinvii alti poco potenti non sempre spedivano la palla verso il ricevitore indicato, e i passaggi manuali con gli stili di gioco passaggio calibrato e passaggio lungo non funzionavano correttamente. Quindi questo per quanto riguarda le novità di gameplay. Poi ci sono tutta quanta una novità che riguarda qui la modalità carriera, il Pro Club, che ve le potete andare tranquillamente a vedere, cose che riguardano in generale l'audio e la grafica. E poi ci viene detto che anche per quanto riguarda il problema delle impostazioni del controller che si resettavano, dovrebbero aver risolto. Corretti diversi elementi dell'interfaccia e descrizioni dei comandi che non venivano mostrati o funzionavano correttamente. Risolti i problemi con la visualizzazione e formattazione dei testi. Era possibile selezionare certi stati di club nelle modalità che non lo prevedevano, e risolti alcuni problemi di stabilità. Questa è la classica voce che buttano all'interno della patch alla fine per farvi credere che le cose che speravate patchassero in realtà ci hanno provato, ma non è mai così. Quindi questo per quanto riguarda i caratteri generali. Poi ovviamente adesso ci andiamo a vedere se effettivamente ste robe qua trovano una risoluzione, in particolare per quanto riguarda i premi stagionali che tanto ci stanno a cuore, ma anche qualcosina di gameplay come i filtranti per quanto riguarda il playstyle del passaggio preciso, e poi anche per quanto riguarda i traversoni, perché quando vi ingarrava il cross col piede sbagliato non era bellissimo. Sicuramente quello che ci balza maggiormente all'attenzione è finalmente la modifica per quanto riguarda gli utenti PS4 dei rigori. Vi siete lamentati tantissimo per quanto riguarda appunto il fatto che arrivavate a calciare i calci di rigore e non vedevate l'indicatore per poterlo calciare in maniera precisa. Adesso pare che la questione sia stata risolta. Mi raccomando, nei commenti datemi un feedback su questa questione, perché in realtà nelle pitch notes loro sono stati un po' gnorri, nel senso che hanno detto: ma no, ma è un problemino solo del FUT Champions, solo quando si arriva ai rigori. Invece dalle segnalazioni era riportato che capitava anche nelle altre modalità e anche durante la partita, quindi non solo
solo al termine dei 120 minuti di gioco. Quindi questo diciamo che è un qualcosa di molto gradito. Un'altra delle cose che principalmente si dice sia stata risolta è appunto la problematica del Trickster Plus, che faceva attaccare per quel bug schifoso la palla alle caviglie del giocatore. Però a questo punto mi viene dubbio spontaneo. Ok, benissimo, ma perché allora non è stato rimesso il Trickster Plus? Non che sia un playstyle che veniva utilizzato chissà quanto all'interno delle partite, perché insomma, metterti a fare il funambolo, stiamo comunque giocando a FC24 e non a FIFA Street. Però magari, sai, anche in goliardia poteva essere un effetto scenografico che insomma piace alla maggior parte della community. Quindi perché non è stato ripristinato? Forse in realtà c'è ancora qualche piccolo problema? Chissà, questo lo scopriremo prossimamente, visto che si era detto che appena andavano a risolvere questa problematica qua, il playstyle sarebbe stato reinserito. Quindi grosso punto di domanda per quanto riguarda questa questione. Poi sì, in realtà ci sono tutta una serie di piccoli aggiornamenti per quanto riguarda la roba delle rovesciate, che comunque non sono tanto utilizzate, la curvatura di quei passaggi, che comunque non è una meccanica che quest'anno è tanto diffusa. Però secondo me ci sono delle cose che mancano abbastanza importanti, di cui dovremmo andare un attimino a parlare, perché ormai il gioco è uscito da un mesetto e dispari, e diciamo che non è normale che vengano dati dei cartellini rossi praticamente se io guardo il mio avversario e lo butto per terra. Per non parlare anche di alcuni contatti all'interno dell'area di rigori che vengono etichettati come fallo e che però in realtà sono molto lievi. Quindi io sono abbastanza contrariato sul fatto che non siano stati toccati gli arbitri sotto questo profilo, ma anche soprattutto per quanto riguarda il fuorigioco, perché abbiamo visto anche durante le ultime qualifiche che ci sono state che sono accadute delle cose in fuorigioco abbastanza spiacevoli, proprio come se mancassero le regole del calcio all'interno del videogioco. Quindi come primo punto all'ordine del giorno per una patch successiva, quello degli arbitri, dei falli, dei cartellini e degli offside, credo che è veramente focale da andare a gestire. Per quanto riguarda poi un'altra cosa che per me importantissima, che non è stata menzionata, sono i rimpalli. Sono sicuro che anche voi, insomma, possiate essere d'accordo con me, perché con l'introduzione dei playstyle quest'anno si generano molti più rimpalli, perché per favorire quelli che hanno il playstyle buono per vincere il contrasto, quelli che hanno il playstyle mezzo fracico, se recuperano la palla, spesso e volentieri gli scappa via dai piedi, e questo, pure se andate a difendere in maniera impeccabile, genera un sacco di situazioni che favoriscono poi l'avversario anche in caso di vostro ottimo intervento. Quindi i rimpalli al momento li piazzo sul secondo gradino del podio tra quelle che sono le urgenze da andare a modificare su FC24. Così come un altro elemento molto importante che ancora persiste e non è stato toccato è quello del pressing. Il pressing che viene fatto in mezzo al campo quest'anno da motore grafico Hypermotion e non dalla profondità 71 e tutte quelle cose che vi hanno raccontato, sulle quali poi magari ci farò un discorso approfondito in settimana, che però è, ad oggi è la più grande componente di CPU presente all'interno del gioco, ed è anche la cosa che dà più fastidio, perché quest'anno si è ridotta tantissimo la CPU all'interno dell'area di rigore, e questo è un grande clap che va fatto a EA. Però la si percepisce, perché ti ritrovi spesso e volentieri gli avversari addosso che non ti fanno ragionare, anche se loro non sono bravissimi a switchare. Quindi al terzo gradino del podio, quello leggermente più basso ma non per importanza, ci metto questa questione pressing, che per me è cruciale. Quindi io questi tre punti spero che vengano trattati a breve in un prossimo aggiornamento. Mi raccomando, come al solito, cerchiamo di confrontarci in maniera pulita, propositiva nei commenti, e fatemi sapere quali sono secondo voi i punti che andrebbero risolti con maggiore urgenza. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti, come al solito, quale era la cosa che più vi stava a cuore che andassero a patchare e che magari al momento non è stata ancora toccata. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Riberoschi e a presto. Ciao!